grazie innanzitutto per avermi invitato a Ravanusa, grazie per questa introduzione molto originale, molto melodica, ecco, diciamo così, delle parole. Dato che il tema che si è affrontato riguarda il popolo, vorrei prospettare una rapida definizione filosofico-politica di cosa intendiamo per popolo, di cosa si intende oggi per popolo, almeno nella mia prospettiva. E per oggi intendo dopo il 1989, essenzialmente. Oggi, dopo il 1989, siamo entrati in uno scenario sociale e politico riconfigurato rispetto a quello pre-1989. Uno scenario in cui il tradizionale conflitto servo-signore si è venuto ridefinendo secondo nuove faglie del conflitto. Appunto. Non c'è più il conflitto borghesia-proletariato, quello che ha attraversato il Novecento. Oggi il conflitto si è ridefinito come conflitto fra una classe dominante che voglio configurare come aristocrazia finanziaria, composta da uno sparuto manipolo globalizzato e delocalizzato di petrolieri, di finanzieri, di membri dell'elite, di broker finanziari, di potentati, di multinazionali senza radici, coloro che fanno i loro raduni sporadici in luoghi blindatissimi per decidere la nuova governance del mondo ridotto ad azienda privata e competitivista, da una parte, e dall'altra abbiamo invece una nuova massa precarizzata, che voglio definire popolo genericamente, che non è più composta semplicemente dalle vecchie classi lavoratrici e proletarie, ma che è composta, oltre che dalle classi lavoratrici proletarie, oggi ridefinite come precarie, anche dal vecchio ceto medio imprenditoriale borghese, che è stato letteralmente distrutto dalla nuova elite finanziaria globalizzata di cui sopra. Ecco allora che il conflitto si è venuto riconfigurando esattamente in questa nuova accezione. Da una parte abbiamo l'elite finanziaria dominante, che sta conducendo con successo il suo conflitto di classe e che anzi è l'unica classe veramente cosciente di sé oggi, un'elite finanziaria il cui obiettivo è quello essenzialmente di riprendersi tutto, di riconquistare tutti i guadagni che le classi lavoratrici avevano ottenuto nel Novecento, di portare via tutto anche alla classe media, una vera e propria rivolta dell'elite, come è stata già definita da altri autori, con cui questa elite finanziaria sta non soltanto portando via i diritti del lavoro, e di ieri ad esempio 29 dicembre 2016 la sentenza con cui per la prima volta in Italia è stato approvato il fatto che è lecito licenziare per profitto, per la prima volta, una linea coerente che dall'89 ad oggi sta procedendo tramite un assalto frontale lento e continuo al mondo del lavoro. Ma questa classe elitaria finanziaria liberal libertaria sta portando via tutto anche alla vecchia classe media, sta portando via la base della sua vita etica professionale, il mondo del lavoro professionale stabilizzato, le sta portando via il radicamento come cifra del mondo etico classico, quello che il grande filosofo Hegel definì le radici etiche del mondo della vita, le radici etiche, cioè quelle che davano stabilità e maturità alla vita, la famiglia, gli enti pubblici, lo Stato, la sanità, l'istruzione, le radici etiche della vita. E questa elite finanziaria si sta riprendendo tutto. Il popolo è oggi composto da una massa precarizzata e senza diritti, che non è più nemmeno rappresentato, non ha più rappresentanza politica, nella misura in cui le principali agenzie politiche oggi sono passate integralmente alla difesa dell'elite finanziaria, abbandonando la massa precarizzata e non più rappresentata, condannata a una brutta sofferenza. E per un altro verso abbiamo una mancanza totale di rappresentanza intellettuale, nella misura in cui il ceto intellettuale è oggi completamente organico alla nuova elite global finanziaria. Gli intellettuali forniscono quadri ideologici oggi a queste elite finanziarie, da cui la neolingua, come si diceva prima, riferimento. La neolingua è una categoria che utilizza Orwell nel 1984, parlando essenzialmente dell'Unione Sovietica, ma possiamo dire che è molto più attuale oggi di quanto non fosse ieri, perché la neolingua solo oggi si sta pienamente realizzando. La neolingua è composta da lemmi
da una galassia di lemmi sottratti ogni discussione razionale, mediante i quali è impedita la discussione di alcuni punti fondamentali che invece andrebbero discussi e che anzi dovrebbero essere discussi razionalmente. Si diceva prima, è populista oggi, secondo le grammatiche della neolingua, chiunque non accetti il dominio finanziario dell'elite e osi fare suoi gli interessi del popolo, inteso nell'accezione prima richiamata. Ecco, il popolo subisce in silenzio oggi questa offensiva grandiosa da parte dell'elite. Forse l'arte ha più potenza espressiva rispetto ai concetti filosofici, è stato detto, io condivido questa visione. Allora voglio provare in un minuto a spiegarvi meglio questo concetto che ritengo cardinale per capire il nostro presente, mediante l'opera di un artista che è pure in sala con noi, Gabriele Morleo, che ha fatto un'opera molto bella che si intitola Finale di partita, dove dovete immaginare una grande scacchiera sulla quale figurano solo i re e le regine, in luogo dei pedoni, dei cavalli, delle altre figure che normalmente trovate nella scacchiera, vi sono gli oggetti tradizionali della classe lavoratrice, le falci e i martelli, e gli oggetti tradizionali della classe borghese, le camicie, abbandonati sul campo. Cioè, dopo il 1989 il conflitto di classe è gestito univocamente dall'elite finanziaria, re e regine, i signori del nuovo ordine globale classista, e le vecchie classi sono letteralmente neutralizzate, sia la classe borghese sia la classe proletaria. Questo è il punto fondamentale. Hanno rinunciato al conflitto nella misura in cui hanno interiorizzato, anche a livello simbolico rappresentativo, la nuova mappa dei rapporti di forza, laddove invece il conflitto biunivoco si caratterizza o dovrebbe caratterizzarsi per una messa in discussione delle grammatiche dominanti. No. In ogni epoca servi e signori non hanno condiviso la stessa visione del mondo, evidentemente. Quella che per i signori era lavoro, per i servi era sfruttamento, no? Molto banalmente. Quello che per i signori era fonte di meraviglie grandiose, di palazzi signorili, per i servi invece era fonte di miserie e schiavitù e così via. Ecco, paradossalmente oggi, dopo il 1989, per la prima volta nella storia, il servo si orienta totalmente con le medesime categorie del signore, accettando tutte le categorie che determinano il trionfo del signore. Populismo, per dirne una, da cui siamo partiti. Complottismo, complottismo oggi è la categoria con cui viene demonizzato, esorcizzato e silenziato chiunque non accetti la visione ufficiale fornita dai nuovi oratores postmoderni all'elite finanziaria liberal libertaria. Poi possiamo individuare anche altre categorie, però in questo primo intervento forse poteva giovare ai presenti, ai convenuti, una chiarificazione di questo concetto di popolo utilizzato in questa nuova accezione.